Il suo obiettivo è quello di aiutare le persone più fragili a scoprire la loro bellezza autentica. Un desiderio, quello di Monica Urbani, esperta nel campo delle risorse umane del coaching, che nasce dalla sua esperienza di ipovedente. Dare voce a persone diversamente abili. Normalmente viene raccontato come dei supereroi oppure come personaggi da libro cuore. Le persone non vanno convinte, le persone vanno aiutate a riflettere e a guardare con le giuste domande se stessi, riformulando il racconto che fanno di sé con parole diverse, più ricche, più costruttive, più positive. Un percorso nel coaching che durante la pandemia si è rafforzato con l'aiuto dei social e del canale YouTube. Credo che sia stato utile perché è come far uscire dei percorsi che sono, per esempio, quello di coaching, quindi basato su dei processi molto scientifici, e utilizzare invece il linguaggio delle persone alle quali sono dirette, renderlo più accessibile. La sua passione per la scrittura si è anche tradotta in due racconti, Non guardarmi, non ti sento e Ama. I loro titoli, ma da dove è nata l'ispirazione? L'ispirazione è stata Drusilla Foer quando a Sanremo ha parlato della sua idiosincrasia per la diversità, anche per il termine abusato di adesso che è l'inclusività. È nata una collana di cui fanno parte sia Non guardarmi, non ti sento che Ama. Nel primo, la mia esperienza personale, come dicevo prima, a proposito della disabilità. Nel secondo, il fatto che l'amore non è legato a una questione di genere ed è in lavorazione il terzo, che uscirà ancora non so quando, che narra un po' della guerra e delle diversità tra generazioni, di come un nipote a volte è calato nel presente e magari non conosce la storia dei suoi nonni, per esempio. C'è una cosa che non è la mia, ma che sta nel libro, anche perché io l'ho sentita e l'ho presa, che in realtà è un po' come succede a Napoli per il caffè sospeso. Tu fai un qualcosa di buono per chi ti sta accanto e quel qualcosa di buono diventa come un cerchio, un anello concentrico nell'acqua che man mano si diffonde, come il suono attraverso le onde. Quindi di fatto non bisogna pensare che avere ambizioni di cambiare il mondo, bisogna guardare le persone che abbiamo accanto e fare il meglio per chi abbiamo accanto. E uno alla volta, tipo effetto domino, poi ciò che facciamo va avanti da sé, sulle sue gambe. Resta centrale la sua missione nel campo del coaching con la sua società Coaching More, diversi progetti che promuovono la diversità e la crescita personale. È un'esperienza che arricchisce tantissimo prima di tutto chi lo fa. Ho avuto la fortuna di collaborare con società che operano e che hanno richiesto il mio servizio nella sanità nel momento del Covid, quindi di supporto a medici che lavoravano in prima linea oppure ambassador che adesso in altre aziende, per esempio, portano avanti il discorso dell'inclusività.